Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Megaton Musashi Wired. Nello scorso video è continuata imperterrita la lotta contro i Draktor che cercavano di conquistare Ixia. Però Ixia ora sta iniziando a volare e deve essere trasportata nel nuovo punto di alloggiaggio. Il problema è che Minami Sayaka, la comandante, è stata ferita mortalmente con un colpo di proiettile ed è morta. Beh sì, ferita mortalmente, è ovvio che muore. Però sembra che anche Jun sia rimasta vittima dell'attacco dei Draktor. Ed è lì che ho concluso lo scorso episodio. Io avevo detto, in genere, level 5 al capitolo 10, anche se questo titolo in particolare ne ha 25, in genere al capitolo 10 proprio ti butta le ultime sfide e qui ce ne sta lanciando di continue da destra a sinistra. È spettacolare. Prima missione di oggi, passione impetuosa. Sempre più nemici si avvicinano. Tutti i rogue devono combattere e mantenere la prima linea. Andiamo. Siamo con Reiji. Con Brahms Knight. Oh cavolo, potenza consigliata 158.000, io sono 121.000. Quindi era... o è morto adesso? O era comunque ancora un po'... o è viva, si è solo svenuta. Allora, Reiji in teoria è arrabbiato più della rabbia. Però non ne sono totalmente sicuro, voglio dire... Oh, ok, questo è forte, questo è forte, Ok, va bene, ci siamo. Mi hanno fatto un bel po' di danni. Sì, me l'hanno fatti. Non so se basta andare nel posto designato e quindi evitare queste lotte un po' inutili. Ma penso di sì. Ok, possiamo evitarle, bene. Sono solo una distrazione. Chi è questo mo? Oioi, camminatore furioso. Eh beh, certo. Deve essere quello cattivo, no? Sennò che facciamo? Vai, fuoco! Rottura X! Aia. Forza, ti supplico, muoviti, muoviti per favore! Ok, sistemi di nuovo online. Riprendiamo dopo ci siamo interrotti. Aia. Mi ricarico allora. Mi difendo? Basterà? No. Ho fatto comunque male. Se mi fa una Megaton Fury, ci sono, ti dico, molto debitore ci sarei. Aia, ah, meno due. Preparazione rapida, dai. Dai, perfetto. Bene, grande, grazie. Vai, sconfitto. Oh, siamo bloccati in aria, ok. Ush, mamma mia che botte. Wow. L'area circostante è stata sgomberata. La linea di difesa ha retto. Teru, usa il booster aura per portare a giro l'Ixia durante il decollo. Volete che combatta in aria? Ma davvero è possibile?
Vai, altra missione. Buone probabilità. Trasmissione di emergenza a Gaudia. Rinforzi nemici in arrivo. Ingaggiare, completare la missione e rientrare. Ok, allora. Ci siamo. Cioè, questa è più facile di quella di prima e Gaudia è molto forte. Ok, devo distruggere tutti quanti i nemici. Va bene. Sarà un gioco da ragazzi. Siamo fortissimi con lui. Ottimo. Non va per niente bene. Ryugo verrà massacrato là fuori. Ma non è vero. Ma scusami, siamo fortissimi. Fammi vedere un attimo, Hatsune. Ehi, cosa? Takumi. Ehi, Ryugo! Se sono troppi, proviamo a fare qualcosa. Qualcosa, cerca di essere più specifico. A circa un click più avanti c'è un flusso di magma sotto un sottile strato di roccia. Usiamolo come trabocchetto. Un trabocchetto? Oh, cavoli. Non posso tirarmi indietro ora. Ma i nemici sparsi nelle vicinanze ci sono d'intralcio. Allora devo solo sfoltirli un po', giusto? Sì, pensi di poterlo fare? Non devi chiedermelo due volte, gliela farò vedere. Ready? Let's go. A me i nemici! Bene. Ok, vediamo un po'. Resistenza, difesa, attacco. Perfetto. Muoviamoci. Chi sono questi moscerini, eh? Fuori dai piedi. Bombardiere gigante, è arrivato. Ma chi si pensa di essere questo? Oh. Sì, però non. Non funziona proprio così, sai? Niente. Vabbè, però nel momento sbagliato. Allora, questo coso non mi è piaciuto molto, il tuffo, come si chiama? Però questo, vai! Perfetto! Ryugo, nemici in avvicinamento, 4,2 click davanti a noi! Equipaggiare la Gatling a pile! Li vedo. Dobbiamo sparare alla linea di faglia nel terreno, non al nemico, capito? Ricevuto! Ora! Fuoco! Ce l'abbiamo fatta? Accidenti, ce l'abbiamo fatta! Ha funzionato! Bene, molto bene. Ho sprecato il tuffo, quel nome strano, ma non riuscivo a girarmi e non so neanche se potevo girarmi veramente. Però è andata bene. È molto forte, Gaudia. E stiamo prendendo anche equipaggiamento molto forte, quindi sarà assolutamente da provare prima o poi. Sì, sicuramente dopo questo capitolo. Yamato!
地球人が呼吸に必要な酸素を送り込む、そういうのやるよ、ヤマト。ヤマト。あれ、アシム。ヤマト。よかった。アシム、あいつは。Finalmente ci sei fatto vedere. È sopravvissuto, ovviamente. Ti ucciderò e riporterò indietro la principessa Arshem. Puoi provarci. Yamato, non puoi battere a duello. Dobbiamo scappare. Ok, va bene, spogliamocela. Non mi scapperai. Yamato è inseguito da un alieno. Oh no! Oh, aspetta, è vero! È vero o cosa? Non puoi più scappare. Accidenti. Yamato, Chidagi! Asuna! Prendi questo, Yamato! Hai pugnale. Grazie. Che cosa? Kuki omeru janai ka. Buttagitte yaru ze! Kisama tachi wa mizukara de koroshi ai o suru yaban na shu. Wareware wa shukusei shite yatta no da. Chōshi koiten janai zo! Seifuku sarete mo nao agaku asamashii shu ga. Hito no mono o toru nado mama ni narawa nakatta ka? Hito no mono da to?アーシムのことか。地球のことだよ。ヤマト。アーシム様、こちらへ。まだわからないのか、グリフォース。アーシム様はお前のものではない。サーザント。Tutto questo è per la principessa. Anche se proviamo gli stessi sentimenti. Cosa provi? In che senso? Riguarda la principessa. Siamo cavalieri, il nostro compito è servire la principessa. Attento a come parli, pivello. Lo vedo dai tuoi occhi. Anche tu provi dei sentimenti per la principessa Arshem. Sciocchezze! Fai sul serio con la principessa? Perché è sbagliato? Sì, non devi pensarci nemmeno. Almeno se intendi continuare a servirla. Se avessi potuto l'avrei fatto secoli fa. So che mi capisci, vero? Il mio unico pensiero è quello di proteggere la principessa. Non ho mai provato quello che provi tu, non una sola volta. Sarsant, ti scongiuro, svegliati, non puoi morire così! Principessa Arshem, la prego, salvi i nostri pianeti. Io credo in lei. È stato davvero un onore essere stato al suo fianco. Sarsant! Sarsant! Griffas, a quanto pare ti ho mentito.
Aia! Accidenti! Asim wa watasan. もはや私には後戻りは許されないのだ。 Ora che ci penso, Yamato non dovrebbe avere tipo una specie di abilità nascosta che ha sfruttato quando ha combattuto contro Akamada alieno? Ma forse lo vedremo più avanti, sarà una specie di power up finale. Missione fulmine, missili di grande dimensione in arrivo, Dark Knight è tornato, Ixia non può cadere. Let's go allora. Ok, siamo ben oltre il livello consigliato. Il Dark Knight tra l'altro l'abbiamo sconfitto la scorsa volta, ma il gioco ovviamente doveva fasare, quindi è finita lì. Vediamo se stavolta è davvero la fine di questo Dark Knight. O meglio, ora c'è questo missile in avvicinamento. Chissà se ci sarà un tipo una nuova specie di minigioco da fare per proteggere la Terra. Bene, ora sì che si ragiona. Booster Aquila massima potenza! 3, 2, 1! Decollo! Griffas, non devi riportarmi a Xidol! Devo fermare mia madre, voglio salvare sia la gente della Terra che quella di Xidol! Per salvare i popoli di entrambi i pianeti intendo fare di lei la nuova regina. Sarzant, quindi era questo ciò di cui parlavi? Restituiscila! Che cosa? Smettila di interferire, estraneo! Yamato era... sì, il suo potere, credo. Ma dai! Ma sul più bello! Sprecato proprio. Ti ho detto di restituirla! Arshem! Arshem! La battaglia non è ancora finita, dobbiamo proteggere Ixia! Lasciami andare, prova a intracciarmi e ti sparo! La comandante è morta per proteggere Ixia! Cosa? La comandante è... Sayaka ha messo in gioco la sua stessa vita per proteggere Ixia! E non la lasceremo cadere! È in arrivo un missile gigantesco, se non la battiamo Ixia è spacciata! Problema! Esplosione a ore 7, sembra essere fuoco nemico! Il condotto di rifornimento del motore antigravitazionale è stato danneggiato! Sta perdendo carburante! Se il danno si diffonde, la perdita di potenza destabilizzerà Ixia! Oh, andiamo! Perché le cose non possono andare bene per una volta? Vado io, Hatsune! Teru, non essere stupido! Dovresti essere a combattere in questo momento! Con il booster acqua di Sparkman posso arrivare là in pochissimo tempo. Può darsi, ma non hai nemmeno i materiali per ripararlo. Nella peggiore delle ipotesi tapperò l'area danneggiata con Sparkman. Non esiste, è una follia! Teru, inizi a somigliare troppo a Yamato.
Ah, sì? Non era mia intenzione. A parte questo, Yamato ha bisogno di aiuto. Credo che stia combattendo contro il comandante nemico. Quel ragazzo è già impegnato in uno scontro cruciale per conto suo. Stiamo inviando un recettore di volo. Mandate qualsiasi unità pronta per la battaglia a Yamato. Roger, inviate il recettore di volo! Eccoci qua. Oh yes, ragazzi! Vai, Fury Fever, ok allora. Oi oi, che dolore. Bene, combattiamo. Jun è morta, già. Cosa? Mi dispiace, non sono stato abbastanza forte, altrimenti avrei potuto proteggerla. È anche per lei che combatteremo e vinceremo! Passeremo sopra i loro cadaveri se necessario! Dobbiamo dimostrare a Jun che siamo ancora in grado di farcela! Sì, non perderemo! Sopravviveremo e continueremo a combattere! Riesci a sentirmi, guerriero Terran? Tu! Cosa è successo, Darshem? Anche se il mio braccio è stato reciso, è probabile che il suo scudo difensivo sia ancora attivo. È probabile che lei sia sopravvissuta. Se solo tu non fossi qui. Non mi è mai importato del destino di voi, Terran. Ma tu... tu non avrò pace finché non avrò visto il tuo cadavere privo di vita! Guarda un po' che coincidenza, anche io avevo intenzione di ridurti in poltiglia! Dark Knight Emperor. E questo potrebbe essere un problemino. Ma siamo allo stesso punto di prima, senza cure, senza niente. È una brutta notizia, direi. Non è solo più grande, ma anche più forte, beh, è ovvio. Se no non ci sarebbe stato pericolo, no? Yamato, guarda, cosa che mi fa sedere ora? Aia! Sta controllando un missile, a quanto pare. Non posso più curarmi. No, no, no. Oh mio Dio. Non posso ora. Devo vedere qualcosa qui. Se c'è qualcosa che posso fare. Ok, forse posso attaccare. No, niente. Devo... Ok, riprendiamoci. Ma perché non lo prende mai? Ok, ora, dai, dai, dai. Comandante, la carica di energia per la modalità corazzata è completa! Attivare la modalità corazzata! Prepararsi a fare fuoco con tutti i cannoni! Attivazione della modalità corazzata Ixia! Cannone principale, cannoni antiaerei 2 e 3 e tutte le mitragliette antiaeree pronte a sparare! Sparate con i gigacannoni insieme a tutte le nostre batterie!
nello stesso momento. È impossibile! Ho letto i dati strutturali. Teoricamente dovrebbe essere possibile. Ma nella nostra attuale condizione... No, ce la possiamo fare! Spegnimento temporaneo dei motori di navigazione ausiliari 2 e 3. Ricevuto. Spegnere i motori ausiliari 2 e 3. Giga cannone carico e pronto a sparare. Kota, spostaci in modo che il giga cannone possa colpire sia il loro missile che la nave madre nemica. Capisco. Ricevuto. ミサイル母艦空中攻撃部隊一気に攻撃ライン上に捉えたよ全方門ギガント巨能発射口解放撃て何だとテラー足ごときの砲撃でこの船が沈むなどありえぬ Missile nemico ancora operativo in avvicinamento! Cosa facciamo? Comandante! Deve pure esserci qualcosa. Qualunque cosa. Ora possiamo usare l'espansore di massa. Intendi dire che vuoi testare la funzione Kabuki? Immagino che tu abbia già letto tutto il manuale d'emergenza. Sì, più o meno. Bene, vediamo come va. Yamato, riesci a sentirmi? Forte e chiaro, Hatsu. Se quel grosso missile ci colpisce, l'X è spacciata. Quindi stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo usando la funzione Kabuki. Puoi usare quest'arma segreta ora che il motore antigravitazionale è in funzione. Sul serio, sembra pericoloso. Hai occhio, se non va a buon fine, il tuo intero Rogue rischia di saltare in aria. Divertente. Allora, che devo fare? Stiamo collegando la tua unità al reattore dell'espansore di massa. Wow, aspetta, sto combattendo, non posso andarmene in giro con un capo attaccato. Rilassati tesoro, ti stiamo già caricando da remoto, anche se è un metodo un po' brutale. Ah, sì, ora vedo l'indicatore. Allora, qual è questa pericolosa arma segreta? È la spada del fulmine Muramasa. Muramasa? Non c'è tempo per fare una prova, ok? Usala e basta. A me sembra un'ottima idea. Vediamo di chiudere questa faccenda. Sporco Terran! Dobbiamo sistemare i conti con questo tizio una volta per tutte. Installata una nuova mossa speciale, spada del fulmine Muramasa, nell'unità Rogue di Yamato. Le funzioni Kabuki sono di gran lunga le mosse speciali più forti che hai nel tuo arsenale. Durante le missioni puoi attivare una funzione Kabuki accedendo alla moderna cabina di pilotaggio con più. L'indicatore della funzione Kabuki si riempie infliggendo danni e subendo danni nemici. Usando funzione Kabuki entrerai anche nello stato di frenesia da danni. Gli alleati riceveranno potenti bonus di combattimento, mentre i nemici riceveranno delle penalità. Se utilizzi un'altra funzione Kabuki con i danni frenetici attivi, il loro effetto aumenta ulteriormente. Questo livello di frenesia può raggiungere tre stati: Onda Kabuki, Zona Kabuki e Paradiso Kabuki. Tieni presente che una volta utilizzata la funzione Kabuki sarà più difficile riempire nuovamente l'indicatore. Vai, funzione Kabuki! Guarda un po' questa, spada del fulmine, Muramasa! Prendi questo, schiappa! Yeah!
Impossibile! Io ho sconfitto dall'ultimo arrivato dei Terran! Mi ritirerò per ora, ma il vostro prezioso rifugio cadrà in ogni caso! Osservate la sua distruzione e disperate! Non così in fretta! Il missile sta di nuovo puntando su Lixia! Razza di furfante. Ehi, Atsu, in Muramasa puoi reggerne ancora uno? Certo che sì, tesoro. Porta la carica al massimo, ok? Taglierò quel gioiellino in due. C'è il rischio che la tua unità non regga, ma dovrà farcela. Yamato, se tagli in due quell'affare adesso, Lixia verrà investita dall'esplosione. Portatelo sul lato esterno del ponte anteriore. Ricevuto. È qui! È iniziato a caricare! Le nostre vite sono nelle tue mani, Yamato! Ci penso io. Bene, diamoci dentro! Attivazione della spada del fulmine Muramasa! Carica del montante impulsi di antimateria! Inizio della fabbricazione del modello con l'espansore di massa. Trasferimento dei dati di fabbricazione del modello. Dati di fabbricazione del modello. Tasso di trasferimento al 100%. Creazione dell'immagine di Muramasa tramite l'espansore di massa completata. Montante e impulsi di antimateria in piena carica. Ok, Yamato, questo è il momento. Beccati il colpo finale! Funzione Kabuki Muramasa! Ti taglio in due!置いていかれたか？最悪だな。最悪ではありません。今私は生きているのですから。Oh, scusa, dolcezza. Devo essermi appisolata. Non c'è problema, non badare a me. Non riesco ancora a crederci. Reishi che viene a trovarmi all'ospedale. È un po' come se fossi il mio ragazzo. Il tuo ragazzo? Oh, no, no, sto solo scherzando. Non prendermi troppo sul serio. Oh, a proposito, sei stato tu a salvarmi, vero? Torna qui. Reiji, se sarò tu a fare questo. Sembri stare meglio. Ora vado. Te ne vedi già.
Oh, qui qualcuno si è un po' imbarazzato. Ehi! Arshem. Yamato. A seguire un rapporto sullo stato delle riparazioni in città e sull'integrità della memoria. Abbiamo completato il restauro della scuola grazie alla fabbricazione ad alta velocità. Abbiamo alterato i ricordi di chiunque abbia assistito all'incidente. Inoltre sono in corso le autopsie del comandante Minami e di uno dei Draktor. Per quanto riguarda il personale, Hatsune Bando diventerà sindaco al posto di Takekuma. Io sostituirò la comandante Minami come comandante congiunto degli affari alieni. Eppure, chi avrebbe mai immaginato che la comandante Minami fosse in realtà un'aliena? La comandante sarà pure stata un'aliena, ma desiderava la pace. Pace? Mi hai fatto chiamare? Scusami per averti fatto venire qui, so che è un po' angusto. No, per niente, è bello non essere trattata come una principessa una volta tanto. Allora, veniamo al dunque. Vorrei che tu mi facessi la sostituta, come comandante congiunto di Baia dell'Oblio. Cosa? Aspetta, non è che per caso sei gravemente malata, vero comandante? Qualcuno potrebbe dire che non mi resta molto tempo, ma no, non esattamente. Che cosa? Farmaci di acclimatizzazione ambientale. Servono ai Draktor per poter vivere sulla Terra. No, non è possibile! Proprio così. Sono una Draktor. Ma allora, perché? Il mio obiettivo è quello di riavvicinare Draktor e terrestri e porre fine a questa guerra. Ma sono loro che stanno cercando di sterminare gli abitanti della Terra. Proprio così. Come puoi aspettarti che possiamo fare pace con quegli assassini? È proprio per questo che ci serve più potenza, per metterci alla pari con i Draktor. Kota, se vuoi essere così gentile. Sì! Raccoglieremo frammenti dati della corazzata spaziale Ameno Murakumo, mentre ci dirigiamo verso Santuario. Però c'è un problema. Un problema? Sembra che i Draktor abbiano costruito un gigantesco muro. Che cosa? Questo muro si estende ben oltre l'orizzonte e non può essere aggirato. Abbiamo deciso di chiamare questo muro, che si estende su tutto il continente, la Linea Volt. Per raggiungere il santuario dobbiamo trovare un modo per superarla. Nel qual caso il nostro prossimo obiettivo dovrebbe essere raccogliere frammenti ridotti dell'aria e trovare un modo per superare la Linea Volt. Avete scoperto qualcosa? Abbastanza. La principale differenza tra noi e i Draktor è il sangue. Quello è il fatto che il nostro codice genetico differisce solo dell'1,4%. Questa è una scoperta già di per sé rivoluzionaria. Ma è strano pensare che la vita su un altro pianeta sia tanto simile alla nostra. Hai ragione, è troppo simile. Forse potremmo addirittura provenire dallo stesso posto. In che senso, signore? Forse anche noi umani siamo arrivati fin qui dallo spazio profondo molto tempo fa. Un attimo, e questo cos'è? Questo non può essere. Come può essere possibile una cosa del genere? Queste sono innegabilmente cellule fetali e contengono sia DNA Draktor che DNA umano. È un miracolo ed è ancora in vita! È il figlio di Teru. Ora puoi usare la funzione Kabuki durante le missioni e le battaglie. Vabbè, sì. Sì, scusate, che. Nuova partita Plus è ora disponibile. Potrai rigiocare la storia conservando la tua forza di combattimento attuale, che non è molto diversa da quella che abbiamo usato finora. No, intendevo dire, quindi Teru e Sayaka aspettavano un bambino, ma probabilmente nessuno dei due lo sapeva. Ad ogni modo, questo termina la prima parte, credo, di Megaton Musashi.
I video continueranno ovviamente a uscire due volte a settimana fino al termine della storia. Ad ogni modo, io penso che mi divertirò un pochettino a vedere come potenziare il Megaton, i vari Megaton, perché i vari Megaton e i Rogue, perché se no penso che le prossime sfide saranno davvero impossibili. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video in descrizione. Trovate come sempre tutti quanti i link utili e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!